SOS Gaia. Rosalba, i nomi va bene. Ma guarda che l'età è. Innanzitutto sono contenta e onorata di essere qui in questo momento così importante, perché oltretutto questo manifesto che è stato presentato è molto in linea e attinente alle attività di SOS Gaia. Infatti SOS Gaia si ispira alla filosofia dell'ecospiritualità. Ecospiritualità intesa come rispetto per l'ambiente, per la natura, per Madre Terra, che è la nostra grande madre, e per tutte le sue creature, i nostri fratelli animali, fratelli sfortunati in questo momento sul pianeta. Si spera in tempi migliori, infatti io sono molto, molte cose sono state dette, io sono molto d'accordo sul fatto che questo è rivoluzionario, il fatto che tante associazioni si mettano insieme, si mettano d'accordo insieme, perché non è sempre facile. Io per esperienza so quanto sia difficile a volte mettere d'accordo delle associazioni animaliste. Ma secondo me invece questa volta ce la si sta facendo, grazie ovviamente alla federazione, perché si stanno individuando dei punti in comune, non tanto le differenze, le sfaccettature che sono sicuramente molto differenti rispetto alle varie associazioni, ma soprattutto i punti in comune. E il grande punto in comune che tutti noi abbiamo è il rispetto per gli animali, visti come non solo come esseri da tutelare e da aiutare, ma come esseri magari da cui possiamo anche imparare. Io ne sono convinta, si può imparare moltissimo dagli animali. Basta pensare al grado di serenità che nonostante tutto loro riescono ad avere con facilità, cosa che per noi è molto difficile. Per l'uomo a volte questa serenità viene conquistata a prezzo di durissimo sforzo. Loro invece ci insegnano che si può essere felici, si può essere sereni anche nelle difficoltà, ma non perché sono inferiori. Io non penso assolutamente che la loro semplicità sia dovuta al fatto che sono meno intelligenti o inferiori a noi, anzi, io credo che dipenda da una grande saggezza. Quindi la farò breve, io credo che se c'è un futuro migliore per l'uomo, forse lo dobbiamo proprio a loro, perché loro ci accompagnano nella nostra vita, ci insegnano delle cose, fanno un tratto di vita insieme a noi e ci danno tantissimo, ci insegnano a essere migliori. Io conosco molte persone che dopo essere stati con degli animali, aver vissuto con loro, sono migliorate, sono diventate più sensibili anche verso gli altri umani. Quindi io credo che dagli animali possiamo imparare moltissimo. E una cosa importante secondo me è che il progresso di una civiltà non deve mai passare dalla tortura verso le altre specie. Questo è abominevole e non deve succedere. Quindi auguri a tutti quanti. Brava, brava Rosalba.